Una vittima sul lavoro ogni settimana, è questo il trend inquietante registrato dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, numeri che raccontano un dramma senza fine che pongono a confronto il primo quadrimestre 2021 con lo stesso periodo del 2022. Ebbene, 26 sono state le vittime l'anno scorso tra gennaio e aprile, 27 quest'anno, con l'indicazione che tra esse stavolta non c'è nessun decesso legato al Covid. Questo significa statisticamente che il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di morti in occasione di lavoro, 20 direttamente in azienda o in cantiere, 7 nel tragitto da o verso casa. La fascia di rischio è quella arancione. Fa peggio solo la Lombardia, il doppio della popolazione del Veneto, con 37 vittime. Questione di formazione, dotazioni e soprattutto monitoraggio diffuso, almeno per il sindacato. Servono i controlli. Controlli che devono essere a tappeto. A tappeto vuol dire da parte di tutti, da parte dello Spisa, da parte del nucleo dei carabinieri che verificano la sicurezza, da parte dei vigili urbani. La provincia più colpita è Verona, con 8 decessi, 6 a Venezia, 3 nelle province di Belluno, Rovigo e Treviso, 2 a Vicenza e Padova. Il bellunese è il territorio dove si rischia di più, mentre l'edilizia trasversalmente il settore maggiormente interessato, complice anche l'ansia da super bonus. Il dover far tutto e fare in fretta, il dover recuperare anche il periodo che si è stati fermi durante la pandemia, poteva portare a questo pericolo che alla fine puntualmente purtroppo si è verificato. Ma a crescere in Veneto sono anche le denunce di infortunio. Nei primi 4 mesi del 2022 sono state quasi 31.000, in aumento di quasi il 45% sulle circa 21.000 dei primi 4 mesi del 2021. Il maggior numero di denunce a Treviso, oltre 6.100. Se invece gli infortuni sono in aumento e noi siamo i primi a denunciare, vuol dire che potremmo anche essere più bravi degli altri a denunciare, però abbiamo un problema con gli infortuni sul lavoro. In crescita in Veneto anche le malattie professionali, l'appello del sindacato resta quello a denunciare. Continuare a denunciare ogni singolo episodio di infortunio, perché così abbiamo un quadro chiaro della situazione, soprattutto il rispetto delle norme e delle regole da parte di tutti.